I luoghi devono aprirsi alla parola e creare focolai di cultura. Così la direttrice artistica Dacia Maraini ha inaugurato lo scorso anno la prima edizione del Festival delle Due Rocche, valorizzando il ruolo dei luoghi che, combinati all'arte del teatro, generano qui un'atmosfera suggestiva. Il Lago Maggiore crea un bellissimo paesaggio di luci e colori che avvolgono i magnifici monumenti della città. Ci troviamo ora nel luogo emblema del festival, la Rocca Borromea. Una fortezza risalente al 1000 che nasconde i segreti e le bellezze della città. Anche Stendhal disse della rocca: impenetrabile fortezza circondata da 5 mura che ne rendono impossibile l'accesso, con un'alta e snella torre sormontata da una bandiera sventolante. La fortezza, insieme anche alla bellissima distesa d'acqua, saranno i due simboli principali del festival, che si impegna ad unire la bellezza dei luoghi alla cultura.